tutti loro che ha confermato ancora una volta la caratura di questa squadra. Forse solamente nella prima mezz'ora da Pergolettese è riuscita a contenervi, nel secondo tempo invece c'è stata veramente una prova di forza e di personalità di questa squadra. Sì, è stato così un po' come ce l'aspettavamo, perché Pergolettese è una squadra ostica, veloce, che ha qualità, quindi in campo aperto ti può creare problemi, cioè, e quindi come tutte le partite di questo campionato sono equilibrate nei momenti, no? Ci sono determinati momenti dove puoi anche soffrire l'avversario, devi avere l'umiltà e la consapevolezza della difficoltà che ti può creare l'avversario e la stessa categoria, i temi che ti offrono. E poi piano piano, con consapevolezza di una squadra forte, penso che abbiamo sempre di più, siamo riusciti a essere pericolosi e allo stesso momento siamo riusciti a contenere queste folate dell'avversario, e penso che alla fine è uscito una vittoria meritata, ma comunque siamo solo all'inizio, penso che ci possiamo e dobbiamo migliorarci, perché alla fine forse abbiamo lasciato qualcosa, ecco, insomma, negli ultimi minuti. Infatti la vedevo negli ultimi minuti, vedere la squadra che concedeva qualche azione di troppo alla Pergolettese, si è arrabbiato in quel momento. Era difficilmente migliorabile questa squadra, ci siete riusciti anche sul mercato. Ma lì è stata brava la società, quindi noi cerchiamo tutti a dare del meglio, a metterci in condizione di essere più competitivi possibili, e quindi è una società che lavora molto bene e noi in campo cerchiamo di essere più competitivi. Ripeto, è stata un'ottima partita, non è mai semplice riprendere la prima partita dopo una sosta in campionato, che comunque è una partita diversa rispetto a Coppa, oggi era il vero inizio tra le virgolette. Penso che l'impatto è stato importante, i ragazzi sono stati bravi, ma si può sempre migliorare. Vista una curiosità, tenuto più larghi quelli che di solito sono i due trequartisti, l'ha fatto per allargare la difesa delle Pergolettese o per chiudere la corsa che di solito ha soprattutto Villa a sinistra? Ma era più un concetto che riguarda magari la costruzione, che di sviluppo delle nostre azioni. Diciamo che andavamo un po' nella lettura dei momenti, delle situazioni, li tenevamo più o meno larghi, ecco, insomma, in condizioni di poter magari creare dei spazi anche per inserimento dei centrocampisti, ecco, quindi cerchiamo un po' di variare, di essere più imprevedibili possibili, soprattutto contro le squadre che sono schierate, che non sono semplici da battere, da perforare, quindi è un po' una soluzione che cercheremo sempre di essere, di darci più imprevedibilità, anche per le caratteristiche di sviluppare un gioco nelle nostre catene. È anche vero che comunque Pergolettese è una squadra che soprattutto sulla sinistra ha una ottima catena e spinge tanto, quindi è stato un po' tutto un insieme di cose. Curiosità, Galuppini come intende utilizzare? Ma Galuppini è un giocatore d'attacco che si può muovere su tutto il fronte dell'attacco, quindi è un mancino, è un finalizzatore, è un rifinitore, quindi è un giocatore un po' un tuttocampista tra le virgolette. Lui può muoversi nel nostro contesto con libertà, ovviamente con delle responsabilità quando si ha e non si ha la palla, il senso di spazio, ma è un giocatore totale, secondo me, di grande qualità, ci dà quello che è una caratteristica che ci mancava fino adesso, quindi quella qualità, imprevedibilità nei momenti magari chiave o bloccate del match, anche nella qualità del palleggio, nel controllare il ritmo della partita, è un acquisto importante per noi. Sarà un testa a testa tra voi e il Padova fino alla fine o potrebbe inserirsi qualcun altro? Ma visto il calendario, vista la imprevedibilità, secondo me dello stesso calendario come è stato formato, ci sta tutto. Penso che ci sono delle ottime squadre ancora che hanno dimostrato alla girone di Ata, tipo Renate e Feralpi, lo stesso Triestina che ha un organico obiettivamente
molto vicino a Padova, e visto il numero di partite, soprattutto in uno spazio molto ristretto, tempo ristretto, quindi si giocherà ogni tre giorni, noi giocheremo praticamente fino aprile per tre mesi, ogni tre giorni non c'è uno slot libero, ci può stare di tutto, qualcosa rischi di anche da lasciare, di perdere, no? Visto impegni così ravvicinati, quindi abbiamo appena iniziato, secondo me sarà comunque un campionato vincente. Grazie.